cieli è come uno sposo. Mogli, siate sottomesse ai vostri mariti come al Signore. Il marito infatti è capo della moglie, come anche Cristo è capo della Chiesa, lui che è il Salvatore del corpo. Ora, come la Chiesa è sottomessa a Cristo, così anche le mogli devono essere sottomesse ai loro mariti in ogni cosa. Mariti, amate le vostre mogli, come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, per santificarla, dopo averla purificata, lavandola con l'acqua della parola, per farla comparire davanti a sé, gloriosa, senza macchia, senza ruga e altri simili difetti, ma santa e irreprensibile.
Allo stesso modo anche i mariti devono amare le loro mogli come la loro propria persona. Chi ama sua moglie ama se stesso. Infatti nessuno odia la propria persona, anzi la nutre e la cura teneramente, come anche Cristo fa per la Chiesa, poiché siamo membra del suo corpo. Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, e i due diverranno una carne sola. Questo mistero è grande. Dico questo riguardo a Cristo e alla Chiesa. Ma d'altronde, anche fra di voi, ciascuno individualmente ami sua moglie come ama se stesso, e altresì la moglie rispetti il marito.